Questa catechesi prendiamo la parola di oggi. Perché? Perché è importante per la Chiesa tutta, perché un grave difetto della Chiesa, per Chiesa non intendiamo il Vaticano, intendiamo tutti quanti noi, tutti i credenti, è la morte dell'evangelizzazione. Siamo in tempi storici in cui l'evangelizzazione è morta, non evangelizza quasi più nessuno, e vediamo che sta avvenendo, come altri invece hanno da fare per costruire non il regno di Dio ma altro. Allora Gesù, figlio di Dio incarnato, era sceso nel mondo per riportare al Padre tutta l'umanità, cioè tutti gli uomini della terra, da tutti i luoghi della terra e di tutti i tempi della storia, miliardi e miliardi e miliardi di persone, e non solo gli uomini ma anche il creato intero, perché la natura stessa soffre dolore del parto in attesa della manifestazione dei figli di Dio, dice San Paolo nella lettera ai Romani. Quindi anche la natura vuole essere redenta, vuole partecipare al giorno glorioso della risurrezione di Gesù globale per tutti. Cieli nuovi e terra nuova. Ma quando Gesù Cristo si è incarnato ed è nato a Betlemme dalla Vergine Maria, ecco, dal punto di vista storico era limitato nel tempo e nello spazio, era uno. E allora dove ha evangelizzato Gesù Cristo? Ha voluto evangelizzare il mondo intero? Ha voluto fare come San Paolo ha evangelizzato il bacino del Mar Mediterraneo? No, dice: non sono venuto che per i figli, per le pecore perdute della casa di Israele. Ricordate la contesa con la donna di Canaan che voleva che Gesù morisse sua figlia? Gesù rispondeva di no, perché lui era venuto per i figli perduti di Israele. E Israele a quei tempi, lo Stato di Israele, chi conosce un po' le cartine geografiche, ricorderà, dice, era formato dalla Giudea, con capitale Gerusalemme, al sud, al centro c'era la Samaria, con la questione del Monte Garizim, con Gerusalemme, con i giudei, e a nord c'era la Galilea. A quel tempo era più importante il sud del nord, al rovescio, che non in Italia oggi. Contava lo Stato di Israele, ho provato un po' per qualche ricerca, sui 5-7 milioni di abitanti c'erano. Poi c'erano gli ebrei della diaspora, quelli sparsi in Egitto, in Grecia, quelli, un'altra decina di milioni di persone. Ma quelli residenti nello Stato di Israele, 5-7 milioni di persone. Come faceva Gesù Cristo, un uomo, a evangelizzare una massa di persone così grande? Umanamente parlando, era un incarico al di sopra delle sue forze e della sua portata. Allora Gesù Cristo, per poter rendere più efficace la sua evangelizzazione, si è fatto un'equipe di persone che collaborassero con lui e ha preso 12 persone che stessero sempre con lui. E queste, immaginatevi Gesù Cristo, immaginatevi quando le persone seppero, si accorsero che da Gesù Cristo usciva una potenza che guariva tutti, per cui bastava andare a toccarlo con un briciolo di fede e si veniva guariti da qualsiasi malattia. Ricordate la donna con 12 anni di emorragie, ma non solo quella, tutti si buttavano addosso. Non ci voleva un cordone di sicurezza per impedire che Gesù Cristo fosse calpestato, ucciso dalla folla? E così gli apostoli facevano questo. Per gestire folle di migliaia di persone, a quei tempi non c'erano microfoni e altre cose, a quei tempi il predicatore doveva mettersi in bocca, sentire dove tirava il vento, mettersi nella posizione dove poi il vento aiutava a diffondersi la parola e tutti potevano sentire, e tante altre cose. Occorrevano poi, prima di organizzare l'incontro, bisognava avvisare la gente, bisognava, se stasera Gesù andava a predicare a Cafarnao,
il giorno prima almeno gli apostoli andavano lì a avvisare le persone che veniva il maestro, in modo che le persone lasciassero il lavoro, venissero incontro a Gesù Cristo. C'era tutto un lavoro per l'evangelizzazione importante da fare, faticoso, che gli apostoli dovevano realizzare ogni giorno. Gesù, per meglio evangelizzare, quando vide gli apostoli una mezza formata se l'erano data, li mandò poi a due, li fece sei gruppetti e due persone, per mandarli nei vari villaggi e cittadine nelle quali lui poi sarebbe arrivato a predicare, per preparare il terreno. E siccome neanche questi bastavano, ecco la lettura di oggi, fece una seconda cerchia di discepoli, che non erano quelli che stavano con lui tutti i giorni, quelli che venivano da lui occasionalmente nel tempo libero da lavoro, e anche questi mandò a due per un totale di 72 persone, quindi erano 36 gruppetti, 36 coppie, per preparare il terreno andando nei villaggi, nelle parti dove lui sarebbe arrivato poi a predicare il Vangelo. E questa seconda cerchia dei discepoli non erano discepoli a tempo pieno, erano persone sposate, lavoratori, che il loro tempo di ferie, oggi diremmo le loro ferie d'agosto, i loro weekend settimanali, i giorni di ferie che avevano maturandoli durante l'arco dell'anno, invece di spenderlo per andare a Sharm el-Sheikh, per andare al mare a prendersi il sole, lo impegnavano per il Signore, perché per loro era un privilegio poter collaborare con Gesù Cristo all'annuncio dell'Evangelo. Che cosa dovevano fare? L'incarico che Cristo ha dato dal Signore per loro era quello di, numero uno, annunciare che il Regno di Dio era vicino. Qui non siamo dopo Pentecoste, dove tutto il mistero della morte e resurrezione di Gesù Cristo era già realizzato e lo Spirito Santo non dovrà il mondo. Qui siamo prima, quindi io devo dire che il Regno di Dio è vicino per tutti. E siccome prima di loro altre persone erano da dire la stessa cosa, mandate non da Dio, dal proprio vanagloria, dal proprio orgoglio, falsi profeti che hanno cercato di radunare gli ebrei per una insurrezione armata contro Roma per recuperare lo status libero dello Stato di Israele, e erano venuti nel proprio nome spacciandosi di essere loro il Messia, allora la gente dice: ma voi mica siete i primi che venite qua, già tanta gente ce l'ha detto, chi vi assicura che siete qui? Allora, per certificare l'annuncio del loro Vangelo, Gesù Cristo dette a queste persone il potere di guarire i malati e di liberare i posseduti. Dovrebbe essere una cosa che ci fa sbalordire, perché queste persone qui non erano frati, non erano suore, non erano preti, non erano missionari, erano persone che appartenevano al mondo del lavoro, credenti in Dio, non hanno avuto mai a che fare con i carismi. Gesù, per l'annuncio del Vangelo, li equipaggiò di questi carismi, perché scriveva così, diceva: a questa città diamo una buona notizia, sta per arrivare a voi il Regno dei Cieli. E qui dice: chi se ne frega? Poi dice: ma tu sei un bugiardo, potresti esserlo, perché gli dobbiamo credere? Ma sì, portate qui i vostri malati. Nel nome di Gesù Nazareno, tu che stai la barella, alzati e cammina. Tu che sei cieco, vedi. Tu che sei sordo, odi. Tu che c'hai la lebbra, sii guarito. E vedendo le guarigioni realizzate, la gente a bocca aperta: allora è vero, sta per arrivare il Regno di Dio. Perché il Regno di Dio è talmente importante che Dio, perché le persone l'accolgano, farebbe qualsiasi grazia. Anche il demonio fa così al rovescio.
Mi ricordo quando fui viceparroco prima parrocchia, c'era una signora che, una sposa giovane, non aveva 40 anni, moglie di un marinaio, aveva una malattia alla pelle che la rendeva proprio brutta, sulle mani, sulla faccia, sulle parti del corpo scoperte. Ha provato tutti i medici, medicine, niente, nessuno è riuscito a guarire questa malattia. Alla fine, vedendo che ha chiesto una grazia al Signore, guariscimi Signore, è andato in giro dai preti che delle benedizioni per guarire, non è guarita. È andata da un mago, so il nome, so il posto, non lo dico, è guarita. Gli scomparvero le macchie della pelle, la parte guarita. Allora questa qui, quando andai viceparroco di quella parrocchia, mi disse, voi preti non avete potuto fare niente contro la mia malattia. I medici mi hanno steso, soltanto questo qui mi ha guarito. Era vero? Soltanto che questo qui, il mago che l'aveva guarito, poi l'ha fatta diventare sua amante, perché era bella la signora. Quindi lei era guarita nel corpo ed era precipitata nel peccato d'adulterio. Di fronte al piatto della bilancia, il diavolo da cui dipendeva la malattia gli ha concesso volentieri di essere guarita questa donna pur di prendersi la sua anima. Quindi esistono guarigioni che sono di origine maligna, perché attraverso di queste il diavolo guadagna molto di più. Attenzione, per l'annuncio del Vangelo, siccome è in gioco la salvezza o perdizione eterna di una persona, il Signore ha previsto le guarigioni fisiche non soltanto perché quel povero malato guarisca, non soffra più, stia bene, ma perché le persone si convincano che il messaggio del Vangelo è vero. Per cui guarigioni di ogni genere, di ogni potenza, di ogni grado, risurrezione dei morti, liberazione dello spirito del male, perché tutti credessero all'annuncio del Vangelo. La comanda, l'annuncio del Vangelo, la cosa più importante è credere al Vangelo. Allora, quando questi 72, ripeto, chi falegname, chi contadino, chi venditore di polli, chi tessile, gente del lavoro, della società, e Gesù, sapete che non andava mai a prendere persone altolocate né dal punto di vista religioso né dal punto di vista civile, ma sempre persone semplici. Che cosa è successo? Tornano dopo aver finito la loro predicazione dicendo: Signore Gesù, anche i demoni si sottomettono a noi nel tuo nome. Per loro, chi combatte con le forze del male, allora ed oggi, sperimenta che non si riescono mai a sconfiggere, né con le medicine, né con i professoroni e nemmeno con le preghiere. I posseduti rimangono sempre così, per la fiacca spirituale e mortale che esiste in campo ecclesiale. Quelli hanno sperimentato che i posseduti di allora, esempio l'indemoniato di Gerasa e tanti altri, che nessuno riusciva mai a liberare, nel nome di Gesù Cristo venivano liberati. Che significa? Che gli spiriti del male, che sono di natura superiore a noi uomini, figuriamoci se ci obbediscono, sono loro che ci comandano nel negativo e sono disobbedienti per natura, perché sono spiriti del male. Loro sono costretti a obbedire a Dio perché Dio è più potente di loro e se ne devono andare via, lasciando quello che a loro gusta, distruggere le persone. Allora, questa gente che veniva dal mondo del lavoro e collaborava con l'annuncio del Vangelo del Signore, meravigliata, stupita, anche gli spiriti maligni si sottomettono nel tuo nome, Signore. Possiamo sconfiggere pure quelli. Che potenza! Che dice Gesù Cristo? Dice ai suoi discepoli che loro avrebbero goduto della protezione del Signore
potevano camminare sugli scorpioni, sui serpenti e in tutte le potenze del nemico e niente avrebbe potuto danneggiarli. Ma dice ancora una cosa più forte: vedevo Satana precipitare giù dal cielo come una folgore. Mamma mia, che brutto e che bello allo stesso tempo. Brutto perché Satana è bruttissimo, orribile, e vederlo, ma bello perché precipita, significa che perde il suo trono, che non comanda più, che il suo potere sta finendo. E adesso vorrei farvi capire questa cosa. Gesù evangelizzava, certo che attraverso di lui cominciava, ma quando l'evangelizzazione diventa una cosa non di un singolo, ma di un popolo, oggi diremmo della Chiesa, Satana precipita. Gli apostoli e i 72 evangelizzavano, Gesù stava a pregare per l'uscita della loro evangelizzazione, Satana precipita. Se gli apostoli e i 72 non avessero voluto evangelizzare, che succedeva? Che Satana se ne stava tranquillo e beato al posto suo, a comandare sempre come al solito tutto e tutti. Sì o no? Satana precipita quando il Vangelo è annunziato. Satana non precipita quando il Vangelo non viene annunziato. Capite perché? Che cos'è che toglie la poltrona sotto il sedere dello spirito del mare? Che cos'è che gli fa perdere potere? Le chiacchiere delle persone? Le decisioni dei potenti della terra? Il Vangelo di Gesù Cristo gli fa perdere potere, perché le anime si staccano da lui, si rivolgono al Signore, i peccatori si pentono e tornano a Dio e nasce una società conseguentemente giusta. Non so se avete capito bene questa cosa. La prima comunità cristiana, nata dall'evangelizzazione del Signore dopo la morte e resurrezione di Cristo e dopo la Pentecoste, era una comunità dove tutti erano uniti, un cuor solo, un'anima sola, nonostante fossero più di 5.000 persone. In questa comunità non c'erano più i poveri, non perché lo Stato aveva ordinato ai ricchi pensionati con le pensioni di più di 10.000 euro al mese di dare la terza parte ai poveri, perché chi aveva i soldi spontaneamente li condivideva con chi non ce l'aveva. Nella comunità cristiana nessuno diceva questa è mia proprietà, ma diceva questo è nostro, il mio è morto per far spazio al nostro. Guardate, in futuro sarà così. In cielo c'è chi dice che le attività della terra continueranno anche su, con la differenza che in cielo non servono più i soldi. Che significa? Che se uno fa le scarpe e un altro c'ha bisogno delle scarpe, vado allo scarpare, le misura, ecco, queste mi vanno bene, grazie, le prende, non paga nulla e va via. Ma quando lo scarparo gli servono le medicine, oppure gli serve da mangiare, da comprare un chilo di pane, va a prendere il chilo di pane, non paga niente, se lo porta a casa e se lo mangia. Se tutti fanno quello di cui tutti hanno bisogno e tutti danno senza pretendere nessun prezzo, sia la società perfetta, i soldi non servono più. Perché? Perché tutti danno il frutto del loro lavoro, tutti prendono quello di cui hanno bisogno, che servono i soldi? Qui servono per speculare, per mettere su da parte, per far diventare qualcuno straricco e la massa povera e al limite della sopravvivenza.
Ma in paradiso non servono queste cose. Dove c'è la società giusta, non esiste, dove muore l'avidità del denaro, di essere ricco e potente, non servono più queste cose. Chi c'ha troppo gli dà fastidio per troppo. Uno che è convertito, che non è più avido di denaro, ma è pieno di carità per Dio e per il prossimo, da solo dà i suoi beni perché siano divisi e distribuiti a chi non ne ha. Da solo. Mi ricordo il racconto della conversione di un miliardario olandese, fondatore di Lumen 2000, un'emittente cattolica, europea e mondiale, ha sede in Olanda, qui viene conosciuta poco, con lo scopo di trasmettere il Vangelo attraverso la TV e la radio in diverse lingue del mondo. Lui era miliardario, attaccatissimo ai quattrini, sposò una donna che a quei tempi veniva chiamata la perla di Rotterdam perché era bella più di dentro che di fuori, cristianissima. Dopo anni di matrimonio quest'uomo si è reso a Cristo e si convertì al cristianesimo. Decise di dedicare la sua vita ai poveri. Cosa ha fatto? Ha venduto tutte le sue ditte in borsa, le azioni, eccetera. Ha fatto un gruzzo di soldi enorme, ha fondato questa attività per l'evangelizzazione e per il resto della vita ha distribuito quello che aveva a tutti, insieme con la moglie. Poi è morto, tutti e due sono morti alcuni anni fa. Ha fatto spontaneamente, non l'ha comandato nessuno, lo ha capito da solo che doveva distribuire quei soldi. Allora, vorrei farvi capire questo, quindi, che quando la Chiesa annuncia il Vangelo, Satana precipita dal cielo come folgore perché perde il suo potere. Io vi chiedo, oggi il diavolo sta precipitando o sta ben saldo al suo potere? Allora riformuliamo la domanda. Oggi la Chiesa sta evangelizzando? Per Chiesa intendete soltanto vescovo, papa, preti e il popolo di Dio? Quando il Signore mi prese a 18 anni e mi ha convertito, mi ricordo che una delle cose più belle che potevo fare durante il giorno era testimoniare, raccontare a qualcuno quello che il Signore aveva fatto. Perché uscito fuori dall'inferno della lontananza da Dio, ragazzi di 18 anni, una volta che ho scoperto che quello che manca per essere felici è Dio, è Gesù Cristo, allora vorresti che tutti lo sapessero, che tutti accettassero Gesù Cristo nel loro cuore, che quella è la chiave per tutti. Non lo è per i preti, per i frati, per gli italiani sì, e per gli svizzeri no, e per gli arabi no. È per tutti. È perché siamo esseri umani che occorre Cristo. Mettiamo che qui invece di essere le 5 del pomeriggio fossimo a mezzanotte. C'è il buio. Salta la corrente. E siamo nel buio pieno, le lampadine non potete. Io so dov'è l'interruttore per rimettere a posto la luce, voi che siete qui non lo sapete. Se io che so dov'è l'interruttore, la valvola per riattaccare la luce, non ci vado a riattaccarla, sono responsabile del fatto che tutti gli altri sono nel buio. Perché non ho attaccato la luce. Se, sapendo che qui, facendo così, tutti tornano alla luce, lo faccio, tutti saranno illuminati. Se io so che Cristo è quello di cui ogni persona ha bisogno per essere felice, se io so che Cristo è colui che ti tira fuori dall'inferno,
ti scrasta via dai peccati che ti hanno distrutto e hanno distrutto gli altri, hanno fatto piangere lacrime di sangue, soprattutto le persone brave. E non lo annuncio, io sono responsabile del fatto del buio delle persone intorno a me, di quelle che, dando Cristo, accendendo la luce, ne sarebbero state illuminate. Quindi dalla mia evangelizzazione dipende la salvezza di altre persone, sì o no? Ma quando mai chi vive in fabbrica, quando mai viene il prete in fabbrica a annunciare Cristo agli operai? Mai. Alla partita, quando mai c'è il prete allo stadio che annuncia Cristo alla gente che guarda la partita? Non esiste. Ma manco qui al bar. Perché la figura, se io vado a parlare di Cristo qui al bar, quelli che sono andati a Cristo, tu dici così perché sei prete, sei pagato per fare questo, me lo dici perché è il tuo mestiere, non perché ci credi. Io non sono prete perché mi pagano per fare questo, sono prete perché ci credo, se no facevo un'altra cosa. Ma le persone che sono lontane da Dio fanno così, pensano così. Ma se le persone che sono lontane da Dio vedono uno di loro che ci crede e sanno che non ci crede perché qualcuno lo paga ad essere tale, ma perché ci crede lui veramente, anzi prima era così e poi è diventato così, allora cominciano a mettersi qualche punto interrogativo. Ma chi è che fa questo? Guardate, oggi chi controevangelizza si dà da fare al massimo per distruggere il cristianesimo. In 15 anni che sono parroco qui sono nate 2 chiese evangeliche nigeriane con i capannoni qui nella zona del lavoro, una chiesa evangelica cinese, di non cattolica, cinese. Quando sono andato in questa chiesa per provare a cercare di gettare un ponte, una comunione, voi credete in Cristo, io credo in Cristo, dovremmo essere fratelli. Sono qui il parroco di Martinsicuro che veniva a fare una via. Quello che stava addetto a accogliere persone, manco sapeva l'italiano, parlava in cinese. E poi si è parlato con un altro, il parroco. Chi è il parroco? Per loro è una persona esistente. Il pastore era importante, il parroco né nessuno. Adesso stanno costruendo la moschea, abbiamo fatto, chi è la moschea? Perché qualcuno svelto italiano ha venduto il capannone agli arabi. Quando abbiamo fatto la processione di San Pietro nel quartiere, siamo passati verso le quasi 11 davanti a questa moschea, ancora c'erano gli addetti ai lavori a lavorare. Voglio vedere se gli operai cattolici lavorano alle 11 per mettere a posto una chiesa. Quelli stavano a lavorare per far bella la moschea, per aprirla, per inaugurarla. Ci metteranno il massimo di quello che ci possono mettere, perché per Allah bisogna fare tutto. Le moschee sono 10.000 volte più ricche delle migliori e più belle chiese cattoliche. La moschea di Omar in Gerusalemme, ce ne sono 2, c'è una che ha la cupola d'argento, ma argento vero, massiccio, e un'altra c'ha la cupola d'oro, d'oro, la cupola intera. Quanto vale non si sa, ci mettono il massimo del massimo. E in questi 15 anni chi ha lavorato per Cristo qui? Adesso in politica c'è un gruppo trasversale, cioè dei parlamentari di diversi partiti, che vogliono presentare un progetto di legge per togliere l'ora di religione e sostituirla con ora di educazione civica, più altre cose.
Per quale motivo? Lo dicono così: ormai il cristianesimo non è più la religione della maggioranza del popolo italiano, arriverà se no al 30% della popolazione, quindi è una religione di minoranza. Perché deve esserci l'insegnamento della religione cattolica? Già adesso non è più un insegnamento della religione cattolica, anche se gli insegnanti sono cattolici. Adesso l'insegnamento della religione cattolica è cultura di religione, non si può fare catechismo a scuola, non si può fare neanche il segno della croce per cominciare a smettere la lezione, perché è un gesto di culto e il culto è proibito dallo Stato durante l'ora di religione della religione. E l'insegnante di religione deve fare un excursus delle religioni del mondo, così, e parlare di tutte in maniera distaccata. Allora dice, questa cosa qui, siccome lo Stato è laico, non serve più, deve essere tolta, tanto i cristiani sono una minoranza, è importante che i cittadini siano educati civilmente. La Costituzione deve essere conosciuta, non il Vangelo. I principi dello Stato civile, non della Chiesa, non del popolo di Dio. E sostengono il fatto che la Chiesa è per quei pochi che ci credono, lo Stato è per tutti. Quindi lo Stato viene più in alto della Chiesa. In Italia uno non può essere non cittadino, non può non obbedire alle leggi dello Stato italiano. Se disobbedisce alle leggi della Chiesa, fare su coscienza, ma lo Stato è importante. Lo Stato accoglie tutte le religioni, per cui lo Stato non fa nessuna capanza, perché lo Stato sono tutti quanti uguali. Non va a vedere se qualcuno è migliore o non è migliore, se qualcuno dice menzogna o dice verità. Religioni, discorso a parte, poca importanza. E questo è un processo di scristianizzazione della società radicale. Ci sono tante cose che stanno andando così. Gli islamici hanno fatto il conto che verso il 2070 il numero degli islamici nel solo italiano sarà maggiore di quello degli italiani, per cattolici, per cui la prima religione in Italia sarà l'Islam. Quando avverrà questo, l'Islam prenderà possesso dell'Italia senza fare la guerra. Quando ci ho provato in passato, nel corso della storia, ricordate la battaglia di Lepanto, l'invasione per terra dei turchi ottomani fino alle porte di Vienna, dall'altra parte dell'Europa i califfi in Spagna, sud Italia e così via, arrivano fino ad Assisi, Santa Chiara li fermò con il Santissimo, i Saraceni. Quando hanno provato con la guerra hanno sempre perso. Adesso vogliono provarci con l'incremento demografico, che significa che se va avanti questo, fra poche decine di anni, noi avremo la religione islamica, voi donne dovete mettere il chador, sottomesse, ripreso a tornare a un livello di società pregresso di centinaia di anni, tutti i diritti della donna. Se va al mare devi mettere il burkini invece del bikini, che sarebbe il costume dove la donna è coperta, si vede soltanto qui e le mani, per il resto è tutto coperta la donna. Il burkini si chiama. Per alcune ci vorrebbe. Però è così, nella mentalità questa. Non parliamo di tutte queste cose, sono un orrore veramente. E vedete, le famiglie cristiane i figli non li fanno, alcuni non li fanno misteriosamente, dovrebbero fare e non possono, altri ne fanno uno, pochi arrivano a due figli, per sbaglio qualcuno ha tre figli, per disgrazia. Allora abbiamo toccato quest'anno con l'Istat ancora una volta il record di denatalità. Abbiamo sorpassato la soglia negativa di 500.000 nascite, 480.000 nascite sono state. Mai successo nel corso della storia italiana, tanti pochi bambini. E poi perché ci sono quelli degli islamici che ne fanno di più, altrimenti ancora di meno in percentuale.
ogni anno, da non so quanti anni, la nascita è sempre crescente in negativo, ci sono sempre meno bambini nati, sempre di meno, sempre di meno, che significa che il popolo italiano è un popolo in estinzione. E la società sta diventando una società di vecchi, siamo il primo Stato d'Europa per numero di centenari, lo sapevate questo? Noi siamo il primo Stato d'Europa per il numero di centenari, abbiamo più centenari noi di tutti gli altri Stati. Li ammazzano perché così non pagano le pensioni. Così è qual è il nostro futuro se continua così? Cioè, qual è il nostro futuro se non si annuncia più Cristo? Oggi vi sono delle verità verosimili all'interno della Chiesa che vogliono bloccare l'evangelizzazione. Una è il rispetto delle culture. Che significa? Allora, se Amazzonia ci stanno i tagliatori di teste, se quelli hanno la loro cultura, la loro religione, bisogna rispettarla, perché la cultura ha un valore. Allora, se quello pensa che ammazzando, mettendo la testa sull'ingresso della casa, la forza del guerriero sconfitto entra nella casa del guerriero vincitore, quello è una cultura da rispettare, c'è una motivazione. Se ho ammazzato il nemico, gli si apre il fegato, la pancia, e si mangia subito il fegato crudo così, perché il coraggio del guerriero viene preso da quello vincitore, allora queste mentalità sono culture da rispettare. Allora, se uno deve rispettare queste culture, che cosa annuncia? Quale evangelizzazione fa? Rispettare le religioni. Per alcuni l'ideale è la convivenza pacifica tra le religioni, per cui esistono tante religioni, vabbè, ognuno è libero di credere il Dio che vuole, l'importante è che tutti vogliamo la pace e viviamo in pace gli uni con gli altri. L'evangelizzazione in questo caso scompare, perché se bisogna vivere in pace gli uni con gli altri, come faccio io andare a te a dirti guarda Cristo è più grande di Allah perché eccetera eccetera? Quello mi dice ma tu mi stai a fare guerra, mi stai a togliere i membri della mia comunità per portarli alla tua, allora anch'io vengo da te a fare lo stesso, allora non ci sta più il rispetto e la pace tra di noi, ci sta la guerra. Tu mi vuoi portare via i miei, ti voglio portare via i tuoi. E viene l'accusa di proselitismo. Quindi la cosa ideale è che non si evangelizza più. L'evangelizzazione è proselitismo, cercare di portare le persone ingiustamente da una parte all'altra. Quando Gesù Cristo ordinò agli apostoli di andare a annunciare il Vangelo a tutte le genti, battezzando nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, sapeva che c'erano culture differenti da quella ebraica, sì o no? Sapeva che c'erano religioni differenti da quella che lui stava fondando, sì o no? Ha detto ai suoi apostoli di fare la pace tra le religioni o ha detto ai suoi apostoli di annunciare il Vangelo? C'è il Vangelo da annunciare, il quale va sopra le culture, va sopra le religioni. Perché niente e nessuno ha potuto rivelare al mondo Dio se non Gesù Cristo. L'Islam, noi lo vediamo qui nelle cose semplici con le quali veniamo in contatto con gli islamici in parrocchia. Lo posso dire ai turisti, quelli che sono qui per le prime volte. Qui quando vengono, gli islamici vengono tutti a prendere il pacco. No? La metà circa, se qualcuno di più, delle famiglie che vengono a prendere il pacco spesa e le bollette da pagare, sono islamiche. Mai nessuno in 15 anni di attività caritativa ha fatto una domanda su Gesù Cristo. Nelle moschee non si fa la carità. Noi cristiani diciamo a uno che è ricco che se tu non fai la carità ai poveri vai all'inferno, sei un egoista, permetti che la gente muoia di fame e tu te la godi. Tu sei il ricco e polone che andrà all'inferno. L'islamico dice
se uno è diventato ricco, a quello è ricco perché Allah l'ha benedetto. Nessuno gli può andare a dire niente, tu sei ricco, Allah ti ha benedetto, si deve rispettare la sua ricchezza. Tu ti arrangi, lavori, cerchi di sopravvivere, ma nessuno può attaccare il ricco perché è ricco, nessuno può dire a uno scicco che va in giro con la macchina, con i cerchioni d'oro, perché non li condivide con quelli che non ce l'hanno. Allah l'ha benedetto, è intoccabile. Allora, qui c'è stato un caso, ripeto, di una ragazzina di 13 anni con problemi di possessione diabolica iniziali. La mamma e l'imam di questa famiglia hanno pregato tanto per questa ragazza, non si è liberata. La mamma disperata alla fine ha chiesto aiuto, aiutatemi. Questa ragazza si è liberata dopo le preghiere fatte per lei, e le ha detto: perché io ho pregato tanto Allah e non è successo niente? E io ho pregato Gesù Cristo e tua figlia si è liberata. Doveva dire: ma allora forse Gesù Cristo è più potente di Allah, Gesù Cristo è risorto dai morti, figuriamoci, ha sconfitto il diavolo. Quella ci ha ripensato, ne ha parlato col suo imam. La volta dopo, quando a prendere il pacco, ha detto: non è vero che Gesù Cristo è risorto dai morti. Come non è vero? No, perché sulla croce è morto il gemello di Gesù Cristo, e quell'altro rimasto vivo ha detto che era risorto, invece non è vero, ha detto la bugia. Perché se Gesù Cristo è risorto dai morti, allora è più grande di Maometto, il quale non è risorto dai morti, è morto e c'è la sua tomba. E per gli islamici vengono a toccare Maometto. Gesù era un profeta come tanti altri dell'Antico Testamento, e invece Maometto è il profeta. Nessuno degli islamici dice Gesù Cristo ha detto così, dico Maometto ha detto così. E io posso stare ad accettare questa menzogna su Gesù Cristo perché qualcuno dice delle menzogne? Oh, Gesù Cristo è risorto dai morti, lui è il figlio di Dio, Maometto non lo è. No, non deve fare così. Sarebbe da fare così, perché allora, siccome nell'Islam non esiste questo criterio di carità, Maria Teresa di Calcutta questo lo sapeva bene, cosa fanno gli islamici per paura di perdere i loro fedeli? Dicono: Allah è veramente grande, ci aiuta anche attraverso gli infedeli cattolici. Questo dicono. E ripeto, nessuno si è mai messo un punto interrogativo: perché i cattolici aiutano che non siamo cattolici, e perché non ci aiutano i nostri superiori, i nostri religiosi? Non se lo chiedono. E certo, perché se uno è islamico, è nato in una famiglia islamica e cambia religione, scatta la condanna a morte, la sharia. E questo nell'Islam moderato, non nell'Islam integralista. Nessuno può cambiare religione. Paura della morte. Allora, questa è la realtà. Oggi l'evangelizzazione è morta. Ma se Satana precipita dal cielo come una folgore, quando la Chiesa evangelizza, se la Chiesa smette di evangelizzare, lui sta lì comodo sul suo regno, nessuno glielo tocca e se la gode. Ed è quello che sta avvenendo oggi, dove noi assistiamo al crollo del cristianesimo dappertutto e nessuno alza un dito, compresi noi preti. Nessuno alza un dito per difendere Cristo. Oggi occorrerebbe in Italia una nuova evangelizzazione, perché i battezzati, il battesimo si fanno, anche gli zingari fanno il battesimo, loro c'è un'altra religione, per carità, i bambini tutti battezzati, perché per loro il battesimo è un'occasione per fare festa. Dopo il battesimo, pranzo al ristorante, pagato la carta di credito rubata all'ultimo fesso, compreso il PIN, e poi rimangono lì fino a cena, poi si ubriacano, poi fanno a lotte, a botte, a cazzottate, a coltellate, e poi vanno a casa. Questo cliché è questo, avviene così, ma fanno.
Il bambino battezzato porta più ora addosso di quanto pesi lui, perché gli mette tutte le cose per farlo essere bello. Avviene così. Noi è un popolo di battezzati non credenti. Quando si diventa adulti, nessuno più crede. Allora occorre diventare popolo di battezzati credenti. Occorre una nuova evangelizzazione, non rivolta più ai bambini, rivolta agli adulti. Chi lo fa questo? Chi crede? Se Gesù nel Vangelo diceva così: la messe è molta ma gli operai sono pochi, pregate dunque il padrone della messe perché mandi operai nella sua messe. Questa frase è intesa oggi nella Chiesa come pregare per le vocazioni: Signore manda più sacerdoti, Signore manda più suore, Signore manda più frati, Signore manda più missionari. Quando Gesù Cristo disse ai suoi discepoli: pregate perché il padrone della messe mandi operai per la sua messa, intendeva di mandare più sacerdoti, più suore, più missionari. Non esistevano a quei tempi. Che cosa intendeva Gesù Cristo? Che il Padre mandasse più persone decise per evangelizzare, decise di lavorare per la messa. Ma queste persone oggi chi sarebbero? I laici, voi. Tutti quelli che nella Chiesa non sono consacrati, non sono chiamati il grande gigante addormentato. Se si svegliasse questo gigante addormentato e prendesse forza nel Signore, che cosa avverrebbe nella Chiesa? Non abbiamo visto qui che, cominciando a pregare per i malati, sono avvenute delle grandi grazie. Se non si pregava, sarebbero avvenute? Pregando sulle persone con problemi con le forze del male, vi sono state persone liberate dai problemi con le forze del male. Se non si pregava, sarebbero state liberate? Se non c'è un risveglio del popolo di Dio, se si ammala una mamma con due bambini piccoli di tumore perché c'è il melanoma, perché ha preso la cista al seno, perché si è diffuso il tumore. Se si spargono una notizia del genere, esiste una comunità cristiana che sa questa notizia, che fa: oh poverina, oh quanto mi dispiace, oh non posso manco andare a trovarla perché mi fa brutto a vedere la mamma che sta morendo col tumore, i bambini piccoli che sta. Oh, questo è il modo di reagire il popolo cristiano? C'è un male che sta distruggendo la famiglia? Combattiamo nel Signore perché sia sconfitto quel male. Stasera tutti in preghiera, adorazione eucaristica fino a mezzanotte, preghiamo per la guarigione di questa donna, chiediamo un miracolo al Signore, combattiamo in Cristo con le forze del Signore. Sto parlando di malattia fisica, ma guarigione fisica, ecco, può risolvere un problema per la famiglia, il corpo quanto vive, noi viviamo poche decine di anni, anche se la vita è allungata. Quando si tratta di evangelizzazione non si tratta di poche decine di anni, si tratta di salvezza eterna, si tratta di vita eterna. Per ottenere questa il Signore cos'è che non farebbe? Ho detto e ripeto, le grazie di guarigioni fisiche e di liberazioni che accompagnavano anche i più cenci dei predicatori istituiti dal Signore Gesù Cristo avvenivano perché doveva essere certificato il Vangelo, che chi lo annunciava non diceva il falso, ma diceva una potente verità, che il Regno dei Cieli è vicino. Figuriamoci, neanche dovevano dire che il Regno dei Cieli è arrivato, adesso Dio, se voi per i cuori vi riempie di Spirito Santo, non c'era quella cosa, Pentecoste, quando ci mancava. Ma loro dicevano, il Regno dei Cieli è vicino, fra poco arriva Gesù Cristo, vi annuncia la verità di Dio, da accogliere nel cuore per cambiare la vita. E per certificare queste verità, guarigioni, lebbrosi guariti, ciechi che vedono, stolpi che camminano, posseduti liberati, certificazione della parola. E il Signore accompagnava l'annuncio della parola con i miracoli, con i segni. Oggi deve essere lo stesso. C'è la parola da annunciare,
e ci sono dei segni che devono confermarla. Ma guardate, una parola denunciare. San Paolo aveva capito questa cosa e diceva, contemplando come era fatto Dio, ma guarda, Dio ha legato la salvezza di milioni e milioni di miliardi di persone all'annuncio del Vangelo. C'era quel vecchio detto che diceva fides ex auditu. La fede nasce dai cuori dall'ascolto di che cosa? Della parola di Dio annunciata, del Vangelo. Per cui diceva San Paolo, ma perché ci sia un Vangelo annunciato ci deve essere annunciatori. Come sono belli i piedi del messaggero che annuncia la pace e la salvezza. Gli inviati, l'uno era uno e tanti altri dietro di lui, a annunciare il Vangelo per dare la vita eterna. A Dio è piaciuto di salvare l'umanità con la stoltezza della predicazione. La chiamava stoltezza perché di fronte alla sapienza di allora, la sapienza dei greci, la filosofia di Aristotele, eccetera, di fronte agli ebrei che volevano certificare con i miracoli del sole spostato che lui era un figlio di Dio, di fronte a queste cose dice che la predicazione di Gesù era una stoltezza, io predico Cristo che è stato crocifisso, figurati, una cosa disprezzata da tutti. Dio ha legato la salvezza degli uomini attraverso l'annuncio del Vangelo. Che significa? Che io parlando posso dare la vita eterna a una persona, a due persone, a 100 persone, predicando il Vangelo, annunziando il Vangelo. Chi l'annuncia oggi? Chi è che dice l'anno Dio ti ama? Chi è che dice all'altro Cristo ha dato la sua vita per te? Chi è che dice che in una goccia del sangue di Cristo c'è più amore di quanto Dio ne ha esercitato creando l'universo intero? Chi è che dice all'altro di rendersi a Cristo e di accogliere nel suo cuore come l'unico salvatore? No, oggi se uno sta male va dallo psicologo. La depressione, mi ricordo un articolo di alcuni anni fa, aveva fatto il conto di quante persone sono suicidate in Italia quell'anno e di quante persone sono state ammazzate dalla mafia. Sapete chi ha vinto tra queste due cause di morte? La depressione di gran lunga. Ammazza più persone la depressione che la mafia. Ma la depressione che significa il vuoto esistenziale della gente che dipende da una pasticca, da qualche cellula del neurone consumato dentro il cervello nostro o dal fatto che la vita con la V maiuscola non sta dentro il nostro cuore. E di conseguenza siamo tutti quanti male. Tutti depressi sono oggi, tutti tristi, tutti vuoti, tutti in cerca di star meglio mediante questo mago al camice bianco che si chiama psicologo. Ma io mi ricordo quando ero ragazzo all'università, che ci stava da scegliere l'università dopo il liceo scientifico. La maggior parte voleva fare i dottori, perché i dottori si voleva bene, si dotta sulla... I più matti, i psicologi. I più matti, i ragazzi più strani, più contorti, più, perché credevano che con la psicologia potessero risolvere i loro problemi e poi cominciare a risolvere quelli degli altri. I più strani, non so, conoscete così, c'era la legge che... Per la comunità terapeutica, ogni comunità terapeutica per tossicodipendenti doveva avere una psicologa di riferimento. E allora c'era una comunità che doveva fare gli incontri tra i ragazzi che stavano lì con le famiglie d'origine per ricostruire il legame figli-genitori, importantissimo nel recupero di un tossicodipendente e il recupero di questo legame. Si è venuta una psicologa appena divorziato. Ah, come? Tu devi lavorare per recuperare il legame dei ragazzi con i tuoi familiari e tu esci fuori dalla distruzione della tua famiglia? E che cosa devi ricostruire tu se non sei stato buono di salvare la tua famiglia? Ma quante assurdità! Perché il camice bianco, lo studio dei libri ti permette di essere all'altezza di fare un lavoro difficilissimo? Perché c'è la carta stampata. Se uno non possiede la potenza di vita dentro se stesso, chi salva? Chi guarisce?
Allora questa è la cosa di oggi, annunciare il Vangelo sulla bocca del popolo di Dio, sulla bocca di ogni credente. È necessario che ritorni il Vangelo di salvezza da annunciare a chi non crede, a chi è lontano da Dio. Quello dà la vita, quello dà la dritta. Che poi il Vangelo sia annunciato, dico, sia accettato, rifiutato dall'altra parte, questo è una cosa che viene dopo. Ma da parte nostra è necessario evangelizzare. Che diceva San Paolo? Guai a me se non annunciassi il Vangelo. Guai a me! Perché la colpa della perdizione delle anime sarebbe stata sua. Lui l'ha annunciato e milioni di persone sono diventate credenti, si sono salvate eternamente per mezzo dell'annuncio del suo Vangelo, dato fino al taglio della testa con la testimonianza suprema del martirio. Ma l'ha fatto fino in fondo San Paolo, non si è mai tirato indietro. Non ha mai detto, che vitaccia è questa dell'evangelizzatore, compiti un po' qualche anno di ferie e poi vediamo se ricomincio. Non esiste questa cosa, San Paolo ha evangelizzato fino alla fine. E noi bisogna che facciamo lo stesso, che impariamo, che torniamo ad essere veri cristiani, torniamo ad annunciare il Vangelo con tutta la forza che possiede e con i segni che l'accompagnano. Per cui adesso preghiamo e chiediamo al Signore di farli questi segni. E che questa sia la verità, Signore, ti preghiamo, confermala con la tua potenza. In piedi. Signore Gesù Cristo, noi crediamo che tu sei il più grande di tutti, che non esiste un male che tu non puoi risolvere, che tu non puoi mettere a posto, né quello delle persone presenti qui, né quello delle persone per le quali noi ti preghiamo, né quello delle persone che sono connesse qui con internet. Noi, Signore, crediamo che questo giovane Dario della Sicilia, 20 anni, in coma per encefalite, in coma secondo per un arresto cardiaco, tu lo puoi guarire, Signore, lo puoi far risvegliare, lui è quasi morto e tu, Signore, anche dopo la morte hai tirato fuori le persone dal male. Signore, tu puoi guarirlo questo ragazzo, te lo affidiamo in preghiera, c'è la mamma connessa con noi a pregare in lacrime perché questa grazia avvenga. Signore, ti preghiamo perché tu oggi sconfiggi i tumori, l'artrite reumatoide e altre malattie presenti nelle persone che hanno chiesto aiuto. Signore, ti preghiamo perché tu cacci via la nostra vita il maligno, proprio perché viviamo in zone dove ci sono maghi, cartomanti, persone appassionate dell'occulto, dove operano sette satanisti che credono che il diavolo è Dio numero uno, più potente del Dio vero. Signore, ti preghiamo di guarire ogni persona qui presente con la potenza del tuo spirito. Signore, ti preghiamo che la tua resurrezione dei morti, che la tua vittoria sul male, prima spirituale, poi fisico, venga su ogni persona qui presente. Che ognuno sia guarito in spirito e nel corpo e che possediamo tanta di quella vita, tanta di quella gioia, tanto di quella forza interiore da andare dal depresso a dirgli: Cristo ti ama, Cristo ti deve dare la vera vita, Cristo ti libera, Cristo Gesù ti guarisce. Signore, ti preghiamo, opera con la tua potenza in mezzo a noi, realizza ogni grazia, ogni miracolo stasera, usa questo segno, Signore, questo sacramento dell'olio benedetto, perché lo Spirito Santo scenda nei nostri corpi malati, nelle nostre menti malate e le guarisca. Tutti coloro che chiedono al Signore una grazia, un miracolo, tutti coloro che hanno fede perché il Signore glielo conceda, vengono più avanti a ricevere l'unzione. Poi invocheremo lo Spirito di Dio su di loro.
Signore, ti preghiamo per le persone qui presenti, per quelle che sono a casa e non possono essere qui presenti, in corpo ma in spirito lo sono. Agisci con la potenza dello Spirito Santo e per questa santa unzione e la sua bellissima misericordia vi aiuti il Signore con la grazia dello Spirito Santo e nella sua bontà vi guarisca. Quanta intenzione di preghiera. Sara Piunti, grazie Don Marco, Sandro sta soffrendo molto. Guariscilo Signore, ti preghiamo.
Cirrito Nicola, pregate per Dario a Palermo, vi chiedo preghiere nel nome di Gesù. Ecco, dedichiamo un attimo della nostra preghiera a questo giovane. Qui si tratta di una quasi resurrezione dei morti, perché in coma questo giovane e non c'è modo per il risveglio. Signore, tu lo puoi fare questo miracolo. Signore, te lo chiediamo per Dario stesso, per la mamma che è attaccata a te con tutto il suo cuore. Signore, ti preghiamo, liberalo dal coma, guariscilo e fa che non abbia nessuna conseguenza una volta uscito dal coma. Riprenda pienamente e totalmente la sua vita normale. Vi chiedo una preghiera, fratelli e sorelle, rialzatevi, vi imponiamo le mani su questo giovane. Signore, tu lo puoi guarire ora che ti stiamo pregando. Fagli ora questa grazia, Signore, perché sia un segno che quando un popolo si adona in preghiera, quando più persone concordano la stessa intenzione di preghiera, allora, Signore, che tu agisci, perché è questo che tu voglio, Signore, che noi ci vogliamo bene, che prendiamo ognuno i carichi degli altri. Signore, qui c'è una donna che sta nel vicino alla disperazione per il figlio, che ha soltanto te come baluardo di salvezza. Solo tu, Signore, la puoi salvare. Fallo, ti preghiamo. Guarisci Dario. Fallo risvegliare. Per Dario ora ti chiediamo quello che tu, Gesù, hai ricevuto la notte del Sabato Santo. Tu hai ricevuto l'effusione dello Spirito di Dio così potente che ti ha risvegliato dalla morte, risorto. E così ti chiediamo per Dario, Signore Gesù Cristo, e fondi su di lui lo Spirito Santo, tiralo fuori dal coma, guarito alla perfezione. Preghiamo con fede. Spirito di Dio, scendi su di lui. Spirito di Dio, scendi su di lui. Vieni, Santo Spirito, guarisci ogni persona qui presente. Voi
toma gel kainina yenta ger kainina yeto yonta goit mogel kainina yo goit toma gel kainina yonta inina yerina yarina yo. Vieni Santo Spirito, vieni Santo Spirito, guarisci ogni persona. Stoito gel kainina yo enta ger kainina yo. Vieni Santo Spirito. Samagel kainina yo. Forza Vanessa. Spirito Santo, crea in me un cuore nuovo, plasmami come tu sai, ad immagine del risorto. Santo, crea in me un cuore nuovo, plasmami come tu sai, ad immagine del risorto. Spirito Santo, crea in me un cuore nuovo, plasmami come tu sai, ad immagine del risorto. Santo, crea in me un cuore nuovo, plasmami come tu sai, ad immagine del risorto. Spirito Santo, crea in me un cuore nuovo, chiamami come tu sai, ad immagine del risorto. Signore, ti preghiamo, ascolta la preghiera di Marisa, una mamma che soffre per la figlia. Ti preghiamo, Signore, falla tornare presto nella fede. Risuscita spiritualmente come vera figlia di Dio. Vieni, Spirito Santo, ascolta la preghiera di Pierluigi. Signore, far che lui guarisca dal tumore. Scusate, guarisca dal tumore il suo figlio Paolo. Signore, tu puoi tutto, guarisci questo giovane. Signore, ascolta la preghiera di Mary, perché il suo collega Luca di 40 anni ha scoperto da poco di avere la leucemia. Ha iniziato la chemio, da qualche giorno dovrà fare il secondo ciclo.
forse avrà bisogno del trapianto del midollo. Signore, pensaci tu per quest'uomo. Tu puoi tutto, guariscilo, Signore. Per la nonna di Manuela, via l'Alzheimer dalla sua persona. Signore, anche un anziano non è fatto per essere contenitore di malattie. Guarisci questa donna dall'Alzheimer, tu che puoi tutto. Guarisci, Signore. Spirito di Dio, manifesta la tua potenza in questa assemblea, in questo momento, e fonditi con la tua potenza e guarisci ogni persona. Padre, fondi in noi. Padre, fondi in noi. Lo Spirito d'amore. Padre, all'alto del mio cuore, fammi rinascere, Signore Spirito. Vieni, Spirito, forza dall'alto nel mio cuore, fammi rinascere, Signore Spirito. Vieni in me,
vieni in me, vieni in me, Spirito, forza dall'alto del mio cuore, fammi rinascere, Signore, Spirito. Vieni Spirito, vieni Spirito, vieni Spirito, vieni Spirito, vieni in me, vieni in me, vieni in me. Vieni Spirito, vieni Spirito, vieni Santo Spirito, scendi su questa assemblea, tocca ogni mente, ogni cuore, ogni corpo. Vieni Santo Spirito. Gesù, ti preghiamo, benedici questa assemblea e che non si perda di quello che tu ci hai detto e ci hai dato in questo giorno neanche una virgola, affinché diventiamo tutti portatori del tuo Vangelo, annunciatori della verità che salva, e perché questa unzione dello Spirito ricevuta o con l'olio direttamente in preghiera non solo rimanga ma si accresca in tutti quanti noi. La benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Per chi è nuovo, c'è intanto il giornalino nuovo stampato fresco fresco, potete prenderlo. E chi vuole ricevere tramite WhatsApp gli avvisi di questi incontri, c'è da firmare il foglio della privacy, la liberatoria per la privacy, quindi riceverà tutti gli avvisi di questi incontri e qualcosa altro pure. Poi se si stufa si cancella tranquillamente e non riceve più disturbi. Ecco, però preghiamo, partecipiamo. Se qualcuno ha ricevuto una carta del Signore, per favore abbia il coraggio di testimoniarla. Prima facciamo la verifica e poi la diciamo come è giusto dirla. Una si dovrebbe dire, quella di Riccardo. Cosa è successo, Riccardo? Puoi dire te, che sei la mamma. Perché lui è appassionato della montagna. Riccardo, un giovane di fede, veramente. Anche grazie. Fatto alcune preghiere,
dopo di queste è finito ogni dolore e ha cominciato a fare un'attività fisica, beato lui che ci riesce a farla tra scalate di montagna, sciate. Per la forza che è tornata con la guarigione e si sta proprio letteralmente godendo la salute con l'attività fisica. Al Signore. E a te, Santo. Lode al Signore per la grazia che ha fatto a Riccardo. Amen.